Francesca, poi vediti un po' il maxi, continuiamo il discorso. Sì, no, perché... No, questa è già arrivata in ritardo, poi così, insomma, stava a fare vedere delle cose strane alla telecamera, non so che cos'era. Che cosa sono queste? No, lei innanzitutto è la responsabile del settore educativo del maxi. Del Io volevo chiederle... Innanzitutto di dire brevemente cos'è il Maxi, sì. Cosa offre ai visitatori e soprattutto cosa offre ai visitatori con disabilità. Ok, allora grazie di questa domanda che per me è molto importante, mi offre l'occasione per parlare del museo ma soprattutto per parlare dell'attività che svolgo all'interno del museo. Allora il Maxi è un museo... museo da 3 anni, tra dovrebbe poco... Dovrebbe vedere, credo, la telecamera. Sì. Allora, il Maxi tra meno di un mese festeggerà il terzo compleanno di vita. È un museo che nasce all'interno del quartiere Flaminio, quindi nella zona di Roma Nord, ed è un museo la cui architettura è stata disegnata da una grandissima architetta, che è l'architetta anglo-irachena Zaha Hadid. Il museo sorge in un luogo dove prima c'era una caserma dell'esercito, che ormai era abbandonata da tantissimi anni, e il Ministero dei Beni Culturali, perché è un progetto del Ministero dei Beni Culturali, ha acquisito l'area, è stato fatto un concorso internazionale e appunto vinto da Zaha Hadid. Dopodiché 6 anni e mezzo di cantiere, 6 anni e mezzo di costruzione, e poi il 27 di maggio del 2010 il museo è aperto al pubblico. Lo spazio è uno spazio molto particolare, l'architettura di Zaha Hadid è un'architettura molto complessa, fluida. All'interno del museo non si può parlare di sale come noi saremmo abituati a pensare, appunto non è tradizionale. Ed è uno spazio molto complesso, soprattutto perché venga compreso appieno, soprattutto da persone che io ho molto particolarmente a cuore, che sono le persone che hanno disabilità della vista. Allora, quando abbiamo ospitato, come ha appena detto il maestro Pistoletto, una sua personale importantissima, lui ha lasciato alcune opere in una sala, in particolare, ecco, io qui ho portato proprio delle tavole tattili. Le vogliamo far vedere? Sì, esatto. Che ci aiuta? Di due opere molto... Che aiuta? Molto... Che aiuta? Forza! Allora, due camerieri aperti apposta, andate a prendere quella roba, forza, aiutatela, che quella è stanca che ha fatto tardi, dai. Allora, la prima, questo è il profilo del tavolo del Mediterraneo Love Difference. Love Difference significa... Ama le differenze, ed è un'opera appunto molto importante, molto bella, molto evocativa, che il maestro Pistoletto ha lasciato al museo appunto durante i 6 mesi della mostra. Quindi queste è una sono superficie... opere permanenti? Sono state permanenti durante la mostra temporanea. Ok, perfetto. Ecco. Allora, quella è parziale, allora vi spiego anche perché, quella è un profilo del Mar Mediterraneo, lo dobbiamo immaginare come una superficie specchiante, ma intorno a quest'opera, diciamo alla parte centrale, erano disposte una serie di sedie, una diversa dall'altra, che i visitatori potevano utilizzare, quindi si potevano sedere. Potevano passare da una all'altra, tante sedie differenti che rappresentavano i differenti paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Sopra questo tavolo del Mediterraneo era appeso il simbolo del Terzo Paradiso, del quale già Saverio e poi il maestro Pistoletto ha parlato. Che è quest'altra immagine. Esatto. Allora, perfetto, abbiamo sentito poi il Maxi, anche se era in ritardo, gli abbiamo dato questa possibilità. Ridategli quei fogli, poi appunto... No, io però volevo spiegare perché queste sono delle tavole tattili, sì. Recano anche una didascalia in Braille, perché ovviamente sia nel caso del tavolo del Mediterraneo, che è un'opera molto estesa, per noi vedenti era, ovviamente
visibile in modo completo. Certo. Per persone non vedenti era impossibile, diciamo, seguirne il profilo con il tatto, e allora abbiamo realizzato insieme all'associazione Museum Onlus, che è un'associazione con la quale lavoro per tutte le attività per i disabili, e abbiamo realizzato queste tavole tattili che davano la possibilità appunto di sperimentare proprio la forma del Mar Mediterraneo. Le sedie, ovviamente, loro si potevano sedere, certo, e le esploravano tattilmente in modo normale. Per quanto riguarda il simbolo del Terzo Paradiso, era appeso, era in alto, era sopra le nostre teste, e quindi è stato necessario appunto realizzare con questa tecnica, diciamo, la forma che loro potevano ovviamente seguire, un po' come sto facendo io, mentre noi operatori didattici raccontavamo che cosa significava il Terzo Paradiso. E allora le chiedo, voi state continuando questo tipo di approccio alla, esatto, diversa sensorialità? Esattamente, lo stiamo continuando, anche se purtroppo non abbiamo più il tavolo del Mediterraneo, Love Difference, né il Terzo Paradiso in questo momento, però diciamo l'attività prosegue, e ogni qualvolta noi abbiamo una mostra vengono identificate delle opere che ovviamente possono essere esplorate tattilmente, e tra le altre cose stiamo, grazie ad un progetto che tra breve, entro penso al massimo 4 mesi, verrà portato a compimento, avremo un avvio di percorso stabile per non vedenti, con due maquette tattili che riproducono due opere della collezione permanente. Quindi sarà possibile per una persona con disabilità della vista, okay, venire al museo e avere due opere, oltre che avere la grande opera nella quale tutte le mostre che noi facciamo sono contenute, che è il grande museo di Zaha Hadid, perché appunto è comunque a questa, ci sono molte parti dell'architettura che si possono toccare, ha queste pareti lisce, completamente, okay, lisce, in cemento a faccia vista. Quindi, insomma, è un'esperienza sensoriale. Che vale la pena. Del Maxi, perché mi dicono che qui stiamo proprio sprecando tutto il tempo, tu non sei pratica. Allora, fra gli ospiti ci vuoi a trovare la nostra poetessa Luciana, tu devi imparare, perché ci sono dei tempi stretti così. Quello che qui a te sembra che stai facendo, bevendo un aperitivo, l'intervisione è lunghissimo. Però a me viene l'ansia. Devi imparare, statti buona. E che cavolo, che forza, forza. Allora, noi ci abbiamo, fra il nostro pubblico, no, Luciana Argentina, la nostra poetessa. No, non abbiamo neanche il tempo di farla leggere. Vorremmo solo dire, perché non vuole venire la prossima volta? Cosa c'è il 18 aprile? Il 18 aprile non potrò essere presente perché? Qui perché... Lo dica la videocamera. Perché ci sarà la presentazione del mio nuovo libro. Dov'è? L'ospite indocile. Sarà presso la sede della FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, che è in Piazza Augusto Imperatore 4, alle 18. Lei è su Facebook, vero? Io sono su Luciana Facebook. Argentina, andava a cercare l'ospite indocile. Luciana Argentino 2. L'ospite Luciana indocile. Argentino 2, perché poi è tanto piena così. Quindi un applauso a Luciana Argentino. Argentino. E vorrei adesso che Polina, se andasse a vedere, là c'è un carcerato, no, un ex carcerato. Lo faccio anche da qui, perché in realtà. Ah, le fate qua la domanda, facciamo. Ma in realtà noi qui abbiamo due soci lavoratori, quindi può rispondere qualcuno di voi, chi vuole. E... No, a lui dobbiamo intervistare l'ospite. Va bene, d'accordo, intanto le faccio la domanda anche da qui. E Pino, ci racconti di qualche bella esperienza che ti è capitato durante la tua attività, con cooperativa? No, con cooperativa. Parli del tuo lavoro, magari di qualche bella amicizia che hai fatto, dei capi, non lo so. A te la scelta. Sì. No, una bella cosa mi è capitata è qualche anno fa lavoravo all'Eur. C'era un gabbiano dentro una rete, che giocavano dentro l'acqua con la palla, e sto gabbiano stava là dentro, giravano tutti i corvi sopra, tutti i corvi. A un certo punto tanti gabbiani, ho chiamato un amico, abbiamo preso una barca e siamo andati a salvarlo durante il momento che lavoravo. E abbiamo messo sulla barca, come arrivato a terra, zompettato, e poi è andato via. Quindi anche i detenuti, i carcerati, sono buoni alla fine, diventano anche buoni. Quindi hanno questa umanità e vedono queste cose. Sì, questo cuore rabbioso poi questo cuore... diventa un po' Io vorrei solo, ti rubo il microfono perché mi dicono che... C'è un altro socio della stessa comunità, ormai solo per un saluto. Anche tu sei carcerato.
No, ho finito. Hai finito? Ah, beh, allora che ci ha portato, vicepresidente? Ho detto, guardate quelle storie, quelle là tremende. Questi sono tutti riabilitati, quindi. Sì. Vabbè, sì. Complimenti. Nome? Enrico. Enrico, detto Richetto, vero? Allora a Roma facciamo così. Grazie. Oh, tornate perché qui ci stanno stringendo, anche perché sennò questi musicisti, sapete i musicisti? Abbiamo deciso, allora che facciamo? Come al solito. Allora, facciamo i saluti ad Andrea innanzitutto, che speriamo che, flebile come sta, ci guarda, almeno su YouTube. E praticamente, che devo fare con questo microfono? Due parole a loro, certo. Che siete venuti a fare? Vi ci hanno mandato o ci siete venuti? Ma voi insomma fate musica anche al di là di tutte queste installazioni strane di questi artisti? Sì, facciamo musica, siamo felici insomma di essere stati coinvolti da Saverio e da tutta l'associazione. Però sì, ma qui musica. Ci volete tornare? Volentieri. Anche da soli? Anche da soli. Anche male accompagnati? Anche male accompagnati. Quindi così. Quindi Stefano Pavan, sì. E Daniele Di Vito, che poi di solito avete anche una batteria, vero? Sì, abbiamo una band con sette elementi. Però... Sette elementi? E tornate con sette elementi allora? Tutti e sette. Cioè tornate, promesso? Promesso. Noi siamo qui fino al 27 giugno. Promesso. Allora sai che facciamo? Ci fate la sigla finale? Va bene. Cominciate a fare qualche nota mentre i nostri ripresentano tutti gli ospiti, così li ringraziamo. Quando avete finito, che loro hanno finito di parlare... Una cosa prima di salutare, abbiamo portato questo per che Andrea. Ce lo regalano. Lo regaliamo e per Andrea. Per Andrea, ma Andrea tanto non lo sente. Però come dice sempre Andrea, abbiamo rimediato un altro CD, sta biblioteca si sta ampliando a gratis. Allora, presenta gli ospiti che sono stati qua. Allora, chi sono questi? Vi ricordate i nomi? Ringraziateli. Saverio Drucci. Col microfono, Marcia, che non ti sentono. Tuo Saverio microfono. Drucci. Poi? E poi Stefania Vanini. E poi quell'altri due, dai, dai. Wow. E Carlo Guarani. E adesso presentate voi Guarani, Guarani. Un applauso a tutti, grazie di essere qui. Noi giovedì torniamo. Sentitevi la sigla finale con Stefano Pavan e Daniele Di Vito. E c'è una strada bianca avanti. Dritta in mezzo al tempo. La attraverserò correndo incontro a un sogno. Muoverò gli sguardi dietro un finestrino, divorando immagini come un bambino. Solo sai, non ho parole per dipingere il dolore, per cambiare le tue stelle, quelle mie. Nei tuoi occhi ho visto ancora, sento qui. Senza te correrò incontro ai dei di un altro tempo che non è più e mi porta con sé, lontano, lontano da te.